Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio di Seiken Densetsu 3. Benvenuti. Piccolo esperimento di editing, visto che alla puntata scorsa abbiamo visto il flashback delle avventure di Duran, come sono iniziate. Perché non giocarle? Quindi abbiamo deciso di cominciare il gioco anche con lui. Ehi, Duran, tocca a te. No. Fagli vedere che pasta si è fatto. Bravo, me l'avevo letto. Ah, l'arena? Mi sa tanto che è un'arena, sì. Wow! Ok, c'è comandi. Vediamo un po'. Questo sarebbe l'applausi. Ma è troppo veloce. Insomma, hanno presentato che... Pensi di poter vincere, ragazzo? Iniziate! Colpo, quindi. Sì. Cos'altro si può fare? Però niente. Ah, ok. Però forse se tieni premuto. No. Mossa speciale, c'è qualcosa? Si vedi quando tira sulla spada in alto? Che spinge. Qui chissà se devi vincere o perdere. E là. Chi è il campione, eh? Un attimo, penalità a Bruiser. Duran può riprendersi. Ah, ragazzo fortunato. No, bisogna vincere forse. Oh. Oh, mi arrendo. Ok, è abbastanza. Duran, figlio di Loki. Ha vinto la tenzone, figlio di Loki. Hai vinto. Che carino. Dura, mercenario del paese delle brughiere, Grasslands, Forsena. Suo padre, Loki, ha servito il regno come uno dei soldati d'élite dei Cavalieri d'Oro. Ma in un... Sì, quando a un certo punto, era giovane. Quando Duran era giovane, Loki se n'è andato e non è mai stato tornato, non è stato più visto da allora. Dopo aver perso sua madre a causa di una malattia, Duran fu cresciuto da sua zia, Stella. Anche se si ricorda malapena suo padre, l'arte della spada scorre nelle sue vene. Con questa abilità è finito al servizio di Re Riccardo, King Richard, come mercenario di Forsena. Loki, Re Riccardo e Cavalieri d'Oro, tutto insieme. Allora, lei è un po' confusa, questi giapponesi. Non riesco a star sveglio. Dai, il nostro turno finirà presto, non ti preoccupare. Faccio un altro giro, torno subito. Il preludio di una catastrofe. Chissà perché. Torno subito, non ti preoccupare. Non è che non ha una tutina rossa questa. Le tipiche frasi di quelli che si separano. Non succederà niente, ci vediamo fra poco. Ma che guerriero dell'Ella, si è addormento. Ragazzini. Ma che figo suo padre, sembra davvero un cavaliere d'oro. Ecco l'armata da lui. Papà, non stai andando? No, la voce da bambino. Quella. È giunto lo sterminio dei draghi. Il nemico questa volta si chiama Imperatore dei Draghi, o l'Imperatore Drago.
il più potente di tutta le tribù, di tutta la tribù dei draghi. Ma andrà tutto bene. Con il principe Riccardo e io insieme vinceremo di sicuro. Nella spiga. Duran, prenditi cura della mamma e di tua sorella Wendy mentre non ci sono. Che carina che gattona. Ok, torna presto. Povero. Simon, mi spiace. Loki si è lanciato nella mischia cercando di salvarmi. Sia lui che l'imperatore del drago sono caduti in un pozzo senza fondo. Siamo rimasti lì per una settimana in seguito e l'abbiamo cercato, ma senza alcun esito positivo. Che gnocca, Simone. Capisco. Loki continua a essere un cavaliere d'oro anche fino alla fine, non è vero? Sicuramente sarà soddisfatto di essere morto in maniera gloriosa. Simon, sii forte. O Simone. Simone, forse. Simona. Simona. Veneta. Stella, sorella. Simone, perché hai ignorato la tua malattia finché sei arrivata fino a questo punto ignorando la tua malattia? Se Loki avesse saputo che non stavo bene, sarebbe rimasto a casa. Non Madonna mia, che tragedia. volevo di essere preso per lui. Che stupida. Perdere te e Loki allo stesso tempo. Sorella, i bambini. Grazie. Non ti preoccupare. Mi prenderò cura di loro. Simone. Queste fini sempre uber tragiche, uber patetiche, ricche di pathos, nemmeno fossero tutti i comprimari di Final Fantasy È VI. bellissimo. No, non mi posso addormentare così. Ormai. Vai. Se ti hai premuto quello corre. Vai. Ah, una statua della dea. Alzati! Ops. Ma sono tutti morti, che strano. Diavolo è successo? Chi è lì? Che figo! La cosa più bella sarebbe se si chiamasse tipo Dark Lord Prince. Perché nel primo Mana il cattivo si chiamava Dark Lord. Fermo, chi sei? Un ragazzo sveglio. Cosa c'è di così divertente? Pare che tu goda del. Ti vanti di essere lo spadaccino migliore del castello. Ma devi ancora imparare i limiti del tuo corpo. Sta zitto! Sei ancora un ragazzino. Usare bambini come soldati. Credo che Re Richard non sia proprio onorevole come dice. Non ti permetterò di insultare Sua Maestà! Mi sa che invece sì.
incantesimo che usa in questo gioco. Eh? Ah no? Sì, sì. Perché il ghiaccio? No, perché prima vedevo. E ora il colpo di grazia. Ci sono intrusi nel castello, trovate! Per questa volta hai avuto fortuna. Per oggi può bastare. Con delle difese così mediocri, non vedo come potrete durare ancora a lungo. Aspetta! Toc. Con la testa sul mattone proprio. Scorsa notte un stregone misterioso si è infiltrato nel castello e ha ucciso tutte le guardie che erano in servizio. Tranne per Duran, che è riuscito a sopravvivere a malapena. I testimoni raccontano di uno stregone che indossava un mantello rosso. Deve essersi trattato del famoso stregone del Loto Rosso, del regno magico di Altina. Altina sta mandando spie nel nostro paese. Devono pianificare un'invasione. Dovremmo lanciare un attacco preventivo. Non possiamo permettere che siano loro i primi a attaccare. Aspettate un attimo. Non abbiamo prove che Altina stia pianificando di invaderci. L'altra notte qualcuno si è infiltrato nel castello senza essere notato. Nemmeno Duran è riuscito a fermarlo. Non credo che abbiamo delle risorse abbastanza sufficienti per un'invasione, per un attacco di massa. E di certo non voglio far sì che le nostre truppe vengano attirate in una qualche specie di trappola. La nostra priorità assoluta ora è di ripristinare la sicurezza, di migliorare la sicurezza del castello. Poi manderemo un agente ad Altena per investigare la questione. Come desiderate, come sta? Ma sono io o c'ha due facce, il re? No, effetti, occhi. Ma quella sopra è la... È la corona, credo. Sì, ma sembra la faccina di una cinesina. No. Altina. La regina della ragione. Perché dovrebbero scegliere di attaccarci? Dannazione, dannazione! Fratello, le ferite non sono ancora guarite. Devi stare a letto. Dannazione. Lo stregone Cremisi. Io... Fratello, riprenditi. Che piagnucolone, ti odio! Wendy. Non avevo neanche visto il cane. Però bello che in base a... cioè, ci sono guerre ovunque, in base a chi si gioca, vedi delle sfaccettature della stessa... Sì, molto carina. Duran non è bevuto abbastanza. Solo il pensiero di qualcuno che invada Forsena è assurdo. Duran, stai bene adesso? Il re era preoccupato. Un nemico che nemmeno tu potevi difendere. Tu aggiungerei dal tuo altissimo livello 1 di guerriero. Esatto. Ok. La porta? Qua sotto, no? Ah, sì, si vedeva. La cassetta della posta? Quindi sono avanti. Ah, questa è la tavernaccia, ok. Cosa pensavo che ti dicesse un po'? Ci ho provato. Può riservare sempre delle sorprese, insomma. Vuoi andare dal Fortune Teller? Che fischio.
Attenti al cane e dorme. Duran, sei tu? Non posso tornare ancora a casa. Ma come? È la mamma di Howard, devi mentire. Si vede solo, si sente solo la voce. Allora, in realtà... Certo. Vabbè, tu compra. No, vabbè, tanto... Ah no, ce l'hai già. Già. Per cancellare? Croce? Cerchio? No. Quello. Niente, se c'è il mercante che ti vende gli oggetti iniziali. Che hai già. Cioè, una spada e un'armatura, che ovviamente ce l'hai già. Ovvio. Sei il guerriero più famoso della città. Scusa Duran, ma nessuno può lasciare la città dopo il calare del sole. Sono le nuove regole di sicurezza del re. Oh, Duran, non ci vediamo da tanto. Sei cresciuto. Sembri proprio tuo padre. Anche i dettagli della tavola, del cibo. Sono carini. Un po' copy-paste. Però, vabbè. Ripeto. Certo. Ma comunque va bene così. Ascolta, Duran. Tuo padre, Loki, ha combattuto l'imperatore del drago fino alla morte. È quello il destino di un cavaliere. Non impigrirti, diventa un grande cavaliere come tuo padre, come era tuo padre. Slack off. Crea la cosa dei giorni, cioè dei giorni della notte. Bisogna vedere quante ripercussioni avranno. Forse la magia. Allora, non credo. Speravo di andare a dirigermi verso est a Maya questa notte, ma non posso lasciare la città. No, sarebbe stato bello se la guerra esplode, un certo giorno scoppia la guerra. Certo. E in base a quello che hai fatto, entro quel tempo, ma non credo che sia così, così complesso il gioco. La vita di una persona è 99% faso e l'altro 1% la speranza che ti guida. Sembra una persona che avrà bisogno di una... predizione sul futuro. Lasciami provare. Sta zitto, non credo nelle previsioni. L'unica cosa in cui credo è la forza. Molto Conan il barbaro. E se lo uccide. Dimmi come diventare più forte. Ah, cosa stai facendo? Se vuoi diventare così forte, vai a Wendell. Il sacerdote della luce ti dirà tutto su come cambiare classe. Cambiare classe? Bam! Che è un altro schiaffo. Anche perché è più forte. L'unica classe che cambierai finora è bulletto immaturo. Ora, fuori dalle balle. Vabbè, non mi piace tantissimo il fatto che loro parlino cambiare di queste classe. Cose, appunto. Sì, non me l'aspettavo. Se mi aiuterà a sconfiggere lo stregone, potrei anche andare a Wendell e provarci. Cioè, che sappia che sta cambiando classe è un po' tanto metagaming. Sì, in effetti è un po' strano. Però... cioè, ti spezza un po' l'immedesimazione. È a casa tua, per dire. Magari non ci puoi andare ancora. Locanda. Quanti letti? Casualmente 3. E 2. Una nave è partita per la città Castello di Jad non molto tempo fa. È il porto più vicino a Wendell. Ok. Quindi poi spiegherebbe perché lui è andato a Jad, eccetera, eccetera. Duran, cosa hai detto? Tua zia e tu Wendy sono preoccupati, non dovresti andare a casa. Benvenuto, no. Ah, gli compra. Oggetti. Ok, va sì. Compra. No. Fu così che Duran non riuscì ad arrivare a Wendell. Scusa, perché non aveva le caramelle. Ah, non ho proprio niente l'equipaggiamento. No. Vabbè, sì, dai, allora. Magari due cose, due le compro per sicurezza. Questo, non è prendere 5. Ti vengono. Sì, ma guarda, costano solo 5. Ah,
abbastanza sicure. Oh, a casa. Che è vuota. Carine. Fratello, congratulazioni per la vittoria. Questa dorme. Andiamo al piano di sopra se c'è qualcosa da fare. Veramente non andando a dormire. Si triggererà. Oh, uno scrigno. Ah. Non perdonerò quello stregone. Qualunque cosa accada, lo sconfiggerò sicuramente. Fino ad allora non posso tornare. Non tornerò. Vai a dormire. Ma secondo me parte adesso. Era un po' di notte. Uscirà e succederà qualcosa e partirà. Ah, ah no, così. È diventato giorno. Che belle animazioni. Sì. Wendy, zia Stella, mi spiace. Anche se non capisco che elmo ha, perché gli escono i capelli dall'elmo. Sì, probabilmente è una cosa strana. Secondo me i capelloni tipo Super Saiyan 3. Aspetta! Zia! Duran, se stai per partire, almeno porta questo con te. Che cos'è? È la spada che tuo padre Loki ha usato quando era usava quando era giovane. Con questa spada, anche lui ha vinto il torneo di combattimento, sconfiggendo addirittura il principe Richard. So che è solo una spada di bronzo qualsiasi come quella che hai già, ma per favore, portala con te. Dirà Wendy che stai andando via. Vai a parlare con Re prima di andartene. Ti sta aspettando. E lei come lo sa? Come sta? Si aspettava che avresti voluto fare qualcosa del genere. Dopotutto, sei il figlio di Loki. Non ti ho cresciuto tutti questi anni per niente. Sono orgoglioso di te, Duran. Momento commozione. Grazie, Gia. Tornerò sicuramente. Sniff, sniff. Ok. Su. Il re. Andiamo a salutare il re. Vediamo se... mi ha dato la spada di mio padre. Se posso equipaggiarla. O se era solo una cosa... No. Ah, ok. No, niente, era solo... No, no. Una cosa simbolica. Che si, e diventerà la Sword of Man, non lo so. Classiche frasi da guardie. Rai, ti attende! Non puoi passare. Esatto. E ora avremo... No, no, non stavo dormendo. Ok. Un po' più semplice questa fortezza rispetto a quella del deserto. Meglio, direi che nel deserto c'è bastato. Dov'è dritto? Non puoi sbagliare, proprio prova di... Duran, stai partendo, vero? Come sta? È stato un mio errore se lo stregone Kremis è scappato. Non posso perdonarlo. Non soltanto per le ferite che mi ha inflitto, ma anche per gli insulti al regno. Finché non trionfo su quello stregone, non posso tornare in questo castello. Capisco. Capisco, Duran. Prenditi cura di te. Grazie. Ogni volta che lo vedo mi sembra sempre di più di vedere suo padre. Frasi proprio cliché, manette. Volevo dargli una missione. Quindi ora possiamo girare disturbati nel castello. Vai, vai. E... no, magari c'è qualcosa. No, sembra che questo gioco non ci sia molto da aprire. Va a girare. È giusto. Abbastanza ininfluente, tutte queste persone in giro che dicono poche cose, allora, danno pochi oggetti. Allora, non è realistico. È un JRPG. Appunto. Non è un RPG
occidentale. Non è Baldur's Gate dove perdi le ore solo in città a parlare, solo a parlare, a rubare, a prendere cose. Poi tra l'altro non è anche un JRPG, è un action, quindi vai a sud finché non raggiungi Maya, da lì puoi prendere una nave per Giada, dopodiché puoi andare a Wendel a piedi, non è lontano. Ok, quindi questo è il nostro indizio su dove dirigerci. Poi chiuso, sì, direi che non c'è molto altro da fare. Tutte le porte chiuse. Niente. Che strano. Eh sì, queste zone del castello sono così esplorabili. È la mentalità di gioco giapponese. Eh sì. Ti faccio entrare in casa tua ad aprire i cassetti degli esatto. altri, ma quando non vogliono puoi far niente. Che sono tutti dei nemici di livello 1. Highland Mole Bear. Come funziona la mossa speciale? Non lo so. Tu come le usavi? Non le usavo. Ah. In teoria vedi quei quadratini che brillano? Prima la carico, adesso. Quella la barra che si carica. Come dire, quanti sono? Wow. Avvelenato. Sì, in effetti non esiste veramente alcun feedback di contatto. Sì, c'è una hit detection molto strana. Sì. Non c'è proprio... cioè, è come se colpissi l'aria, quindi è un po' strano. Però... Io non ci andrei. Per ultimo, ovviamente. Ah, quello è il percorso che uno fa... prendo giù, non posso colpirti qui. Dice che nel buco ci porta dall'altra parte, tipo di qua. Perché? Vedi due buchi. Ah, non l'avevo visto, prova. No. Ma hai mosso tu? No. Prova. No, fa. Beh, magari non ci possiamo ancora andare. Strano. Scusa, lì a sinistra? Sembra che non ci sia niente. Wow, continuiamo ad avere male. C'è il percorso giù. Andiamo giù. Ti manca il level 8? Come? Quanto mi manca il level 8? Dove lo vedi? Stats. Ah, 17. Cavaliere o gladiatore? Diciamo che sono tutte cose molto poco spiegate in gioco, praticamente per nulla. Eh no, conta che in teoria una volta questi giochi avevano le istruzioni. Certo, no, però insomma, molti giochi dell'epoca avevano un sacco di spiegazioni anche in game su queste cose. No. Sì, dai, tutorial. Pochissimi. Dice? Sì. Ok, veramente poca vita. Come si usavano gli oggetti veloci? No, dai, c'è questo un po'. E guarda, come al momento posso. Sì, sì. Allora. Però easy. Allora, tranquillo. Carina la musichetta. Sì. E le musiche sono molto carucce, la grafica pure. Oh, scrigno. Pui grass. Cosa ti cura dal veleno? Sì. Cleft of the Earth. Cos'è un cleft? È una roba terrente. Una fenditura? Sì. Bello. Questo l'abbiamo visto nel flashback. Sì. Non si sa mai. Questo ponte è un po' sospeso così. Sei passato. Strano, mi faceva un po' il combattimento, la sorpresa. Cambia musica. Sta lasciando il paese. Vedrai, stregone sanguinario. Diventerò forte. Più forte di chiunque. E io
ti sconfiggerò. Conan Barbaro. Sembra un pochino. Fa molto Conan. Insomma, mi sono curato per niente. Duran, determinato a conquistare a sconfiggere il misterioso mago, è partito per un viaggio verso la città sacra. Ah, vedi, qui è la stessa frase che diceva anche tu. Si spera poco del destino del mondo, insomma. Sei tendenza su 3. Beh, è stato molto straightforward. Sì, se non, ma probabilmente anche con Ox sarebbe stato più se non ci fossimo persi nella fortezza. Molto semplice, molto... Una mezz'ora ci sta. Veloce, non complicato, non difficile. Né mezzo boss, né ma non credo che sia molto difficile il gioco, eh? Sì, anche a livello di combattimenti. Mana, Secret of Mana era bello difficile. Veramente? Alcuni combattimenti con i boss mi hanno dato parecchio filo da torcere, ma più che altro perché almeno in quello erano molto grandi i boss. E proprio a causa della hit detection un po' strana, non capivi mai se tu riuscivi a colpirlo. Beh, ma non c'erano i punti danno, che è scritto qua, è scritto sì. Sì, sì, però magari non capivi. Per dare, avevi un attacco molto ravvicinato e avvicinati più, finiva che ti colpiva allora, tu non uscivi. Ah, ok. Anche in Sword of Mana, perché non dovrebbe essere così. Oh, uno che abbiamo già visto. Piccolo déjà vu di due puntate fa. Direi che possiamo anche andare velocemente. Non andare alla locanda a vedere chi c'è che dorme. Probabilmente la maga. Sì. Se io ora faccio così. Schiaffone. Ma la pixel art è troppo bella. Schiaffone. Vai nell'armeria, vediamo se c'è Hawk. Sicuramente qualcuno ci sarà. Ma per rimane. Forza Hawk? No, nessuno. Quindi ci sono alcuni luoghi precisi in cui gli altri compaiono. Stesse frasi identiche, con comunque personaggi. Sì, beh, quello sì. Entra. Qua. Chi è? Ah, mi ha spaventato. Per favore, non dire agli altri che sono qui. Non posso far vedere in modo che gli altri uomini bestia mi vedano adesso, per favore. È il nostro uomo bestia, quello che giochiamo. Ah, potrebbe essere lui, sì. Il protagonista. Al pub sarà... Non si possono attaccare, hai visto? Perché... Eccolo qui, Hawk. Vai a parlarci. Ci vedono grosso anche a te. Questo villaggio è in guerra. La mia terra è in guerra. Tutto il mondo è in guerra. Cosa sta succedendo al pianeta? Quindi te lo dicevano. Sì. Interessante giocare... Eventualmente l'uomo bestia per vedere se di notte. Sì, sarebbe carino. Io andrei a dormire a sto punto. Sì, immagino che non sarà diverso. No, c'è un altro. Da là, a sinistra. Ci va a dormire perfettamente. Immagina la vita vera, tutti che andrebbero alla locanda tutti insieme per soli 3 letti perché è gratuita. Sì. Altro che Groupon. Altro che Triple. Permanenza notturna gratuita nella locanda di Giada. Solo ai primi 3 avventori. Holy Mana Day. Yes.
Ok, vediamo un po', sarà tutto rimasto uguale, immagino che... Credo di sì. In effetti giocarlo con uno con l'altro, a parte le intro iniziali, non credo ci saranno tantissime sorprese. No, secondo me... Mostri, zone... No, no, quello no. Però la trama, magari i dialoghi dei combattenti... Visto che con Duran il cattivo è... Certo, cambierà il boss finale, probabilmente. Delle scelte finali. A meno che... il mago non sia anche il... quello che ha stregato il villaggio di Navarro. Potrebbe essere. Il vampiro. Madonna. Sì, sì, sei un guerriero. Sei un guerriero valorosissimo. Uccidi coniglietti mentre dormo. Attacca. E lì in mezzo agli alberi. Ma già perché dormiva quello. Prima avevo la barra carica, ora mi si è scaricata, quindi probabilmente è un attacco più forte che fa in automatico o qualcosa del genere. Perché non ci sono tasti particolari per combattere, oltre a questo classico. L'effetto del vento sull'erba. Sì, sì, io... Delizioso, veramente incredibile. Io adoravo. Vento, adoravo e adoro tuttora la grafica così. E nonostante fossi un... Quella molto crono. Sì. Come dettagli, come... Nonostante io fossi... Le lucine di crono. Nonostante io fossi un fan Sega e la mia console preferita 16 bit fosse il Mega Drive, e lo SNES era superiore. C'è poco da fare. Ma se ora andiamo a vedere in questa casa, che ci sarà mai? Niente. Sono nemmeno qua. Chi lo sa. Magari con qualche personaggio c'è qualcosa di particolare. Non lo so. Immagino che non troverò grosse sorprese in giro. Nel negozio troveremo l'arma migliore per noi, immagino. Forse, secondo me... No? Dici che troveremo il coltello? No, secondo me non troviamo un'arma migliore. No, classico. Prova. Questi giochi vecchi sono prevedibilissimi. Iron Sword, in effetti sì. E anche di tanto. Classic. 6 punti. No, pensavo che avessi già un'arma abbastanza potente. Ma in verità è l'arma iniziale del personaggio, quindi... Il primo negozio, di solito ti vendi quelle iniziali, o ti propina la versione già un po' migliorata. Equipa. Un po' clanchino, Sì, meno sì. Mi sarei curioso di sapere se è perché la ROM che è stata patchata così oppure no, se... No, credo che anche l'originale non fosse così... Non tanto più smooth, sicuramente, però... Siamo a 40 minuti, secondo me possiamo... lasciarcela fino all'incontro tra... Ma direi che praticamente... Loro tutto identico, quindi dormirà qui il vecchio di prima. sì, veramente. Questi vecchietti qua sono identici a quelli di Crono. Sì. Identici però. Dormiamo. Ma credo che ai tempi. Una volta che avevi sviluppato un certo tipo di tool per fare i giochi. Sì, anche perché è molto 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 simile. Alcune cose è molto più dettagliata di Crono, tipo queste faccine sì, che dormono, che sorridono, sì. Che... molto sviluppato. Però si vede che insomma la matrice di base è quella. Hai notato una cosa? Cosa? Davanti. Ma riguardo la cosa qua? Sì. Non sei stato svegliato dalla cometa, dalla luce. Ah, giusto. Quindi probabilmente se mi devo, se devo incontrare una di quelle comete cadute così, sarà più avanti. Boh, chi lo sa. No, secondo me è perché... Vai a destra. In realtà, volevo andare... Sì, vabbè, ok, andiamo a destra.
adesso secondo me triggera, potrebbe. Ma se io vado nel percorso della sinistra, quello dove c'era, sì, la prova, vabbè, troverò mostri come prima, penso. Quello sicuro, niente di eccezionale. Level up. Forza, vitalità, intelligenza, aspetto, fortuna. Io direi fortuna. Eh sì, anche a me piace molto la fortuna, come vedi. Fai gli attacchi più veloci? Ho l'impressione. Sembrava facesse quasi una specie di combo di due colpi. Doppio attacco? Può essere veloce. Ma perché stai andando qua? Uccidere il primo se fa per esperienza. Così? No, quello ti spara in alto. Niente, quindi adesso triggererà. Sì. Credo, eh. Beh sì, no, sarebbe logica. Troppo bello pensare che la cartuccia originale, siccome c'era, non so se è un emulatore, sì. Certo. Ma quando salvi la partita ti fa vedere che c'è una slot occupata ancora dalla posizione. No, figurati. Io dubito fortemente che la cartuccia, in base a come l'abbiamo giocato, già sarebbe troppo avanti. E anche la ROM non credo sia stata modificata in questo modo. No, ma sì, è possibile forse, no, non credo. È troppo avanti. Comunque riprende come due salvataggi separati. Sì, sì, no, è sicuro. Sprecone. Vai. Non ti chiede se vuoi svegliarti la notte o il giorno. E adesso c'è la cazzina. No, giustamente. Cazzina, adesso. Visto che nella nostra storia è Hawk che ha la fatina, sì, potremmo chiudere qui l'episodio, tanto poi il giorno dopo lui va, anzi, esce dal villaggio. Eh sì, perché in questo caso la fatina ce l'avrà ovviamente. Dura. Bene. Sì, rimane tutto identico. Per i vari personaggi, in verità non cambia. Un Dragon Age Origins. Dell'epoca. Beh, insomma. Prova ad andare là? No. Scriptato uguale per tutti. No, 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 lo so, però volevo. Vabbè, niente, va bene così. Ma se in effetti no, non ho visto andare qua la luce. Neanche con Ox si vedeva. Scusa. Sì. Una persona schermata. Sì. Sì. Ok. Andiamo davanti alla... No, no, vai, piglia la fatina, facciamo veloce. Perché secondo me non si triggera la scena in cui si incontrano. Anche tu hai lasciato la scrivania. Eccola qua. Ok, ripetiamo esattamente, sì, lo stesso pezzo, quindi direi che le storie sono congiunte. Comunque il personaggio lo scelga all'inizio, immagino che non
nonostante il pezzo iniziale. Il grosso del gioco sarà uguale e cambierà la fine. L'inizio e la fine, probabilmente. Sì. La distruzione della città. Che sfigato. Tutti uguali. Anche l'inizio storyline col guerriero per completezza. Il nostro guerriero per dare un senso lungo crinito, per dare un senso al continuo della storia together. Sì. E io farei così anche per il terzo personaggio. Sì. Quando la incontriamo, quando, esatto, diciamo quando entra nel gruppo, la devi andare giù il villaggio. Sì. Il villaggio giù? No. No, non è vero, ok. È andata in maniera strana, è come se fosse un crono con i quattro nemici che parte quella cosa. Ah vabbè, sì, combattenti di crono erano, esatto, carini perché erano nella stessa ambientazione, non c'era differenza, sì, tra. Sì. Tipo questi. Eh no, però questi qui sono action, quelli no. Esatto. Non particolarmente, cioè sono. No, se vai di qua. Ah, giusto. Irresponsabile. Vabbè, tanto sappiamo che sono morti tutti. Oh. Città distrutta. Quindi vedete i cattivi di turno al momento sono gli uomini bestie. Pare, sì. Sono quelli che vanno in giro a conquistare. Distruggere. No? Ma probabilmente potrebbe anche essere che siano mossi da qualche forza. No. Oh, che strano. Ehi tu, aspetta, stesse cose, ah, sembra, sì, che stesse cose identiche. Sì, in realtà ci può essere chiunque tra virgolette. Cioè. Ma vedi, questa parte della gilda della Drinola. Sì, il flashback è comunque quello della storia che dovrebbe inizia sempre. Non rubiamo mai dei poveri, bla bla bla. E poi è apparsa questa ragazza, Isabella, che ha stregato chiunque, anche il mio migliore amico, Eagle. In più ha messo una collana maledetta sulla ragazza, sulla mia amica. E se gli dico la verità morirà. Certo che è veramente malvagia come cosa. C'è? Figa. E poi sulla nave. Niente. Sono scappato dalla nave per chiedere l'aiuto al sacerdote della luce. Beh, sono tutti sulla stessa nave. E non lo sanno. Adesso sì, destino, anche perché erano tutti su Jad, a Jad. Sì. E così i nostri amici si sono incontrati. Quindi livello 4. Oh, ah, sì, livello 2. Per equiparare il livello. Ok, la barriera è andata e direi che con questo terzo episodio bello lunghetto, eh sì, abbiamo preparato, abbiamo fatto un recap, diciamo, delle storie di entrambi, e però possiamo chiuderla qui e riprendere da Wendell con il prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate commenti e like, condividete se avete voglia, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, grazie mille.